Salve a tutti da Francesco Samani, come promesso, voglio fare un video relativamente alle competenze del docente. Quindi stiamo parlando del concorso, scriviamolo tutto grande, concorso 2020, competenze del docente. Ovviamente, il concorso, ce ne sono tanti, hanno deciso di fare tante tipologie di concorso, quindi quello che vi starò per dire può essere più o meno utilizzato a seconda del tipo di prova. È ovvio che anche in una domanda aperta possano, se voi andate a vedere le varie prove degli anni precedenti, soprattutto da quando il concorso è diventato anche di carattere metodologico, didattico, ci possono essere domande di questo tipo, cioè che competenze deve avere il docente o come deve relazionarsi il docente relativamente a questo argomento di questa determinata classe di concorso, come deve essere il ritmo, come deve gestire la classe. Come deve essere come deve parlare, quindi come dare motivazione all'apprendimento, credibilità, affidabilità, metodo sperimentale, eccetera, eccetera. Allora è ovvio che coloro che pensano che, tra virgolette, queste conoscenze siano solo soprattutto per coloro che devono fare la prova preselettiva, a mio avviso sbagliano, perché sono state fatte e potranno quindi essere riproposti quesiti relativi alla classe di concorso in relazione alle competenze del docente. Quindi veniamo a noi, questa è una lezione di introduzione, perché ovviamente per parlare di tutto quello che dovrebbe saper fare un docente, insomma, non bastano di certo 10-15 minuti. Allora, sicuramente tra classe e docente c'è una dinamica relazionale, cioè c'è una relazione che è in continuo cambiamento. Non è una relazione statica, ma è una relazione dinamica che cambia di continuo. Quindi tra il gruppo classe e il docente. Quindi ci sono interazioni interpersonali che sono alla base delle attività che devono essere condotte in gruppo. L'approccio corretto evita un rapporto conflittuale. Mi dimentico sempre di dirvi di ringraziarvi, di ringraziare, lo faccio adesso perché sto ancora in tempo, dovrebbero essere le fasi iniziali del video. Ringrazio tutti coloro che stanno partecipando attivamente, mettendo commenti positivi, like, condivisioni, perché sono anche, dobbiamo, li ringrazio a nome mio, ma li ringrazio per coloro che vedono il video perché attivamente stanno effettivamente stanno concorrendo alla concretizzazione di questo canale, cioè io senza di loro mi sarei fermato da tempo a fare video perché diciamo ho deciso di condividere le mie conoscenze, le mie capacità, che saranno anche modeste, di metterle qui a disposizione di tutti, soprattutto per coloro che insomma apprezzano e me lo fanno capire. Ci sono gruppi di persone che stanno condividendo il materiale, c'è una classe di concorso, mi sembra collegata alla meccanica e alla tecnologia meccanica, che mi ha chiesto di preparare un UDA. Io vi dico di lasciarmi nei commenti l'argomento specifico, perché poi vi vengo incontro. Siete in tanti ad avermi iscritto, spero di aver risposto a tutti e adesso continuo col video. Era giusto dare una risposta anche verbale. Quindi evitare un rapporto conflittuale, ovviamente c'è un contatto di tipo quotidiano, quindi
ovviamente passiamo tantissime ore tutti i giorni della settimana con i nostri alunni, esclusi per molte scuole il sabato e la domenica. E quindi è importante conoscere in una relazione dinamica e soprattutto anche comunicazionale, è fondamentale conoscere tutte le regole che governano la comunicazione. La comunicazione diventa un aspetto centrale. Che altro dire? Sicuramente gli aspetti tecnici e nozionistici, questi aspetti secondo me sono una condizione necessaria, ovviamente, ma non sufficiente, quindi dovrebbero essere, diciamo, dati per scontato, cioè li dovete conoscere bene. Cavolo, ci siamo laureati, abbiamo fatto le scuole, ci siamo pure laureati, quindi io lo riscrivo, però lo scrivo anche aspetti nozionistici e tecnici della professione. Però noi non siamo dei tecnici, siamo a mio avviso molto di più. Quindi allargarsi, proprio perché non siamo tecnici, a quei fattori psicologici che incidono sulla nostra classe e sui nostri ragazzi, psicologici, quindi anche pedagogici, aggiungerei. Pensare a tutto quello che è il linguaggio paraverbale, e quindi a tutte quelle tecniche che ci possono aiutare. A volte basta un sorriso, un gesto, un atteggiamento empatico. Io qui per brevità scrivo empatia. Per conquistare i ragazzi e per aiutarli a sbloccare relativamente a determinate dinamiche o addirittura fobie. La comunicazione, che abbiamo detto essere molto importante, deriva dal latino comunico, e quindi sottende un passaggio, un mettere in comune qualcosa, condividere qualcosa, trasmettere qualcosa a chi ha un destinatario. Quindi anche mettere in comune. E giustamente dobbiamo conoscere bene il significato di ogni parola perché il linguaggio si basa anche sulle parole. Quindi la comunicazione è sia una trasmissione, diciamo così, quindi un passaggio di informazioni da una persona ad altre persone. E poi la comunicazione diventa anche una relazione, è il presupposto di una relazione, quindi si mettono in comune anche esperienze, conoscenze, modalità, e quindi necessita di una comunicazione reciproca, cioè input, output, mandiamo dei messaggi e riceviamo dei feedback. Quindi qui si apre un mondo della comunicazione, il mondo della comunicazione, che chi studia scienze delle comunicazioni dirà enorme. Per quanto riguarda quindi la trasmissione e la relazione, c'è un emittente che comunica il messaggio, quindi l'autore del messaggio, il mandante, e dall'altra parte c'è un ricevente. E
Le due figure sono intimamente connesse, ovviamente. Poi, qui dentro si trasmette che cosa? Il messaggio, che è il contenuto di ciò che si vuole comunicare. Quindi l'informazione, il dato, una notizia, una sensazione. Questo messaggio viene, viene mandato attraverso una simbologia o dei codici, quindi dei segni condivisi, quindi delle regole. E questi codici, per essere trasmessi, hanno bisogno di un mezzo, di un canale di trasmissione. Ad esempio, per quanto riguarda il messaggio verbale, noi usiamo la voce e già parlando della nostra voce possiamo dire che ci sono caratteristiche o tratti peculiari che sono fondamentali anche per avere l'attenzione dell'interlocutore e possono essere l'enfasi, il tono della voce, il ritmo con il quale viene svolto un argomento. Ovviamente per chi è musicista sa benissimo che tutto è un alternarsi di suoni e di silenzi, quindi di suoni e di assenza di suono. Il silenzio è fondamentale. Spesso è il modo migliore per riportare all'ordine una scolaresca in agitazione. Poi, un altro canale comunicativo, sicuramente, quindi la voce fa parte del canale di trasmissione, ma la gestualità, i gesti fanno parte del canale di trasmissione. Quindi tutto quello che fa parte della cinesica, quindi i gesti delle mani, della testa, la postura, il muovere la testa annuendo quando si dicono determinate cose. Sicuramente un altro canale è il tatto, che prevede sia la prossemica che l'aptica. Quindi è importante il significato dello spazio che l'individuo frappone tra sé e gli altri, perché già la distanza essenzialmente segna se il tipo di relazione, ad esempio, è una relazione intima o una relazione pubblica. L'aptica significa che i messaggi vengono espressi anche con il contatto fisico. Poi, ovviamente, all'interno di questo messaggio, trasmesso quindi che ho combinato, sono andato su un'altra pagina, scusate, emesso e poi ricevuto, che cos'è? Che cosa deve accadere? Vi deve essere l'attività di codifica svolta dall'emittente. Quindi fatemi rimettere la penna, codifica del messaggio e quindi l'attività che svolge l'emittente per trasformare il nostro pensiero in una sequenza di parole ordinate che vengono comunicate attraverso un codice. E la decodifica è ciò che mette in atto il ricevente per tradurre e ritrasformare il messaggio ricevuto nuovamente in codice idee, concetti e immagini mentali. E il feedback di cui vi parlavo prima è l'interscambio che avviene tra emittente, ricevente, e essenzialmente è tradotto l'informazione di ritorno.
In tutto ciò è fondamentale il contesto e l'ambiente, sono fondamentali. Quindi il luogo fisico dove avviene la comunicazione e, ad esempio, il rumore e delle situazioni poco piacevoli sono dei fattori di rischio che vanno a disturbare, sono dei fattori di disturbo relativamente alla qualità della comunicazione. E quindi il rumore può andare a deformare il messaggio che arriva. Ovviamente, lo dico sempre, le nozioni più importanti, lo dicevano già i romani, ripetita iuvant, vanno ripetuti. La ridondanza è importante, la ripetizione in un discorso di uno stesso concetto, anche con parole diverse, è fondamentale. Per far apprendere meglio e per fissare meglio il concetto, un determinato concetto fondamentale nel ragazzo, nella mente del ragazzo. Io direi che come introduzione alle competenze del docente, ovviamente competenze ovviamente qui ancora non sto parlando di vere e proprie metodologie didattiche, però c'è un'intima connessione tra tutto ciò che vi ho detto e poi al tipo di metodologia didattica. E diciamo che tutto quello che io vi ho detto in qualche modo può essere inserito in qualsiasi, sicuramente se viene chiesto deve essere data una risposta coerente al quiz, però in una risposta aperta ovviamente voi se vi andate a vedere le griglie di valutazione c'è sicuramente la pertinenza della risposta. C'è la creatività, la capacità di sintesi, che non è essere rapidi, non è quello. Sintesi e la completezza, cioè quanto siamo in grado di allargare il nostro discorso e scendere in profondità andando a vedere tutti i vari aspetti che contraddistinguono quell'argomento lì. Ok, io vi ringrazio, ringrazio soprattutto quelli che sono arrivati alla fine del video, lasciate commenti, supportatemi, aiutatemi, condividete il canale, iscrivetevi e alla prossima, lasciatemi i commenti, soprattutto quello che desiderate e che vi può essere d'aiuto. Un caro saluto.